Allora, eccoci qua rientrati in studio. Allora, adesso iniziamo ad affrontare la questione di questa emergenza. Comunque, è un dato che l'Istat continua a dare in crescita, e cioè che in Italia ci sono sempre più poveri, sempre persone più povere, malgrado appunto il paese, poi alla fin fine, per carità, abbiamo passato la crisi, ma. Insomma, è anche un paese dove si vive anche bene, no? Eppure la povertà cresce. Allora io inizierei dal dottor Vecchiato un po' per affrontare questo tema. Cosa sta succedendo alla nostra società? Sta succedendo una cosa che nessuno desidererebbe che accadesse, perché sì, è vero, lo sappiamo, cresce la povertà sia di tipo assoluto, nel Veneto sono 275.000, sia di tipo relativo 380.000, sempre nel Veneto. Ma diciamo che questa è un po' un bollettino di anatomia patologica, sociale ovviamente, che sentiamo tutti gli anni e che viene anche strumentalizzato poi per promettere o per vendere soluzioni che poi invece si rivelano del tutto fallimentari, ma le Beh, i numeri vedremo lo dopo. dimostrano, no? Su I quello che numeri lo se è dimostrano, così. perché già il numero di aver aumentato di più del 20% la spesa per assistenza sociale in 5 anni, da 50 miliardi a 62 miliardi, e il risultato è quello. Vuol dire che proprio la medicina non solo non guarisce, ma potrebbe anche aumentare la malattia. Ecco, ma c'è l'altro aspetto, che sono aumentate le disuguaglianze. Cioè, negli ultimi 10 anni, 12 anni, c'è stato un aumento, direi, in qualche modo molto preoccupante delle disuguaglianze, tali per cui noi abbiamo il 30% delle famiglie che hanno l'1% della ricchezza nazionale e il 30% delle famiglie che hanno il 75% della ricchezza nazionale. Quindi disuguaglianza cosa vuol dire? Che mentre i giovani di una volta avevano la fiducia, la speranza di poter scalare questa scala delle disuguaglianze, diventare meglio dei genitori, eccetera, eccetera, oggi non è così, è strutturale il fenomeno. E quindi ecco il fatto che la forbice tra incremento della povertà e incremento della disuguaglianza ci dia questo effetto è veramente la cosa tragica e non è messa a tema. Non è all'attenzione, cioè tutti pensano che da una spolverata di reddito di inclusione sociale, c'è cioè la misura, si possa, poi invece porterò dei dati che insomma vanno in al ben altre direzioni se Direzione. vogliamo affrontare il problema. Professor Fabris, prima avevamo un po' anticipato, spieghiamo ai telespettatori cos'è la povertà assoluta e la povertà relativa. La povertà assoluta è la povertà che si misura in funzione di cose che uno dovrebbe avere e non ha, che vengono considerate normali in un determinato paese e che alcune persone o alcune famiglie non hanno. Quindi si costituisce per identificare il livello di. C'è una soglia, ci dice il livello o soglia di questa povertà assoluta, è definito sulla base di un determinato paniere, si dice, cioè un insieme di beni e di servizi che le persone dovrebbero assolutamente avere per essere considerate socialmente integrate e che evidentemente sulla base del reddito disponibile non riescono ad avere. Questa è la povertà in assoluto, è la povertà sostanzialmente che si può verificare, ha un significato anche relativo, la povertà assoluta, adesso non voglio fare più confusione di quella che già le parole stesse, nel senso che la povertà assoluta in Zambia non è fatta con lo stesso paniere Il nostro, quindi nostro, è certo. relativamente ai paesi c'è un diverso livello di povertà assoluta. Non so se questo gioco di parole riesce chiaro o riesce a Ma anche confondere, però all'interno dello stesso paese, no? Lo all'interno stesso dello stesso paese o paese. all'interno di un'area più vasta che noi potremmo considerare europea, in ogni caso, siccome l'Europa non riconosce la povertà assoluta,
perché questo permetterebbe effettivamente di fare confronti tra paesi e paesi, riconosce solo la cosiddetta povertà relativa, che dopo spiego subito dopo che cos'è, che non serve assolutamente a niente, perché non misura niente. E cioè noi la nostra povertà assoluta l'abbiamo calcolata, l'ha calcolata l'Istat, e la continua a calcolare l'Istat ogni anno, aggiornando ogni anno il cosiddetto paniere, sulla base di un ragionamento che l'Istat stessa ha fatto e indipendentemente dall'orientamento europeo. Questa è una cosa molto importante, per esempio non ce la riconoscono i tedeschi non vogliono assolutamente parlare di cose come queste perché permetterebbero veramente anche trasferimenti, perché se non hai di che mantenere milioni di persone come è in questo momento in Italia, dovrebbero anche i bilanci europei tenerne in qualche modo conto, e tengono invece conto di una povertà relativa che adesso si vede, racconto, è assolutamente liberatoria, mentre quella assoluta non ne vogliono proprio sapere. Allora sentiamo allora questa la povertà relativa invece relativa è la povertà di cosa si tratta, che viene stabilita sulla base di un'entità di reddito che è una quota del reddito medio, vale a dire il 60% del reddito mediano. Adesso non sto a spiegare cos'è la mediana, il valore di centro di una distribuzione, ma è come se per la popolazione generica potremmo dire 60% della media, ma non è assolutamente così. La mediana è molto molto stabile, nel senso che chi ha la metà esatta e chi è in una posizione centrale nella intera distribuzione non ha né troppo poco né troppo tanto, cioè ha praticamente quello che serve, è giusto? No, non è quello che serve, ha sempre lo stesso valore negli anni, nel senso che chi sta in mezzo non gode del fatto che ci sono redditi che possono crescere e anche notevolmente da una parte, oppure che possono essere zeri assoluti dall'altra parte. Quelli lì non, al centro è come se non esistessero, ecco, questa è la mediana. Stabilito questa mediana, poniamo sia 100. Prendo il 60% di questo valore mediano, chi ha meno del 60% non ha, è povero in relativo. Cosa vuol dire? In relativo agli altri, non è in assoluto, cioè perché non ha determinate cose, certo, ma è in relativo rispetto agli altri. Quindi in un paese in cui sono tutti poveri, la povertà relativa è sempre il 60% della mediana, vale a dire c'è sempre quel 10, 11 o 12 o 13% che è un valore fisso in tutti quanti i paesi e in tutti gli anni in cui, dal 52 in avanti, quando è stata calcolata, che non serve qui assolutamente a niente, a nulla. Perché non misura niente. Non misura, misura solo la forma della distribuzione, però non voglio è già abbastanza complicato così, insomma. Tra l'altro l'Istat nel sito internet dà anche ha un calcolatore che ti permette di, inserendo i tuoi dati, ti dice se sei povero, se sei quasi povero e quant'altro, ma lo dicevamo anche prima, questi numeri fotografano veramente la realtà o cosa ci dicono? Perché? Diciamo che non è che la fotografano, perché se poi noi facciamo analisi più approfondite, chiediamo a un direttore di una grande banca, ma come va con tutta sta povertà? Potrebbe anche rispondere, magari è una regione in cui la povertà è più del 20%, quindi il Veneto è 7,7, ecco, tanto per dare idea, quindi molta povertà dichiarata dalla statistica, e lui dice, beh insomma, almeno il 20% del microcredito è corrisposto, la gente paga le rate, molti giovani comprano casa e si fanno aiutare dai genitori, e quindi la rappresentazione che uno ha sentita da una campana e sentita dall'altra è molto diversa, anche perché, come diceva il professor Fabris, bisogna vedere come si calcola la povertà. Certo che però questi numeri spesso e volentieri sono usati in maniera strumentale da livello politico o dai tecnici che decidono a livello o ministeriale o regionale, e arrivano a conclusioni che sono proprio assurde. Faccio un esempio: 7,7 la povertà nel Veneto e 13,9 nei nostri vicini di casa, Friuli Venezia Giulia. Il Veneto spende 106 euro pro capite,
per spesa per assistenza sociale, cioè per aiutare chi è in difficoltà. Il Friuli Venezia Giulia 240 euro pro capite, ma allora perché hanno il 13,9% di povertà? Allora, cosa c'è che non torna quando tu spendi più del doppio del Veneto per aiutare chi è, tra virgolette, statisticamente in condizione di povertà? C'è qualcosa che non torna, e soprattutto la cosa principale che non torna è che dare trasferimenti economici non è detto che faccia bene, proprio perché se uno non si aiuta ad aiutarsi per uscire dalla povertà non ce la farà mai. Certo. Certo, allora noi di povertà siamo andati a parlarne con uno che se ne occupa ormai da parecchio tempo, con Don Albino Bizzotto dei Beati Costruttori di Pace. Allora abbiamo chiesto se la povertà è un problema, ad esempio, legato alla redistribuzione della ricchezza. Sentiamo. No, non è solo problema di distribuzione della ricchezza, è problema dell'orientamento del benessere e della ricchezza. È una ricchezza che va verso l'1% della popolazione. Noi stiamo lavorando per l'1% della popolazione mondiale, tutti, da quelli che vengono sfruttati nei paesi poveri, ma anche noi altri. Il nostro lavoro finisce là dentro nell'1%. Allora il problema è la direzione, non soltanto la distribuzione. E la seconda cosa è che noi accettiamo del mondo ricco, l'obiettivo, e invece è l'obiettivo sbagliato. Ci dimentichiamo sempre che non nasciamo per diventare ricchi, nasciamo per vivere. Ed è questo l'elemento oggi che crea fiducia o non fiducia. Chi desidera essere sicuro economicamente non può vedere i più poveri. Questo è un dato di fatto. E sono la stragrande maggioranza del mondo. Allora, hermano, i poveri non si possono vedere. Ma sì, certo, danno fastidio, ma quello che io mi domando, abbiamo un paese che sta andando con una certa velocità verso la povertà, quindi c'è un potenziale, diciamo, lavorativo che potrebbe essere impegnato. Abbiamo dall'altra parte invece tutta un'area, adesso non entriamo nell'aspetto etico-morale, che dice bene all'immigrazione, e sappiamo a cosa serve l'immigrazione. Allora mi riferisco un attimo alle parole che diceva lei. In Veneto per un'assistenza mediamente spendono 106 euro al mese, giusto? No, no, all'anno. Ripartiti su tutta la popolazione, tutte le teste, cioè 5 milioni di veneti. Ecco, il valore della capacità di aiuto è 106 euro pro capite, che poi vanno ovviamente a chi ha bisogno, non a tutti. In Friuli 240, più del doppio, ma poi potrei fare altri esempi di altre 240. Regioni, dove più hai da dare e più magari il tasso di povertà è alto. Ad aumentare. Sì, no. Non è automatico, però è un paradosso. No, io volevo fare un calcolo un po' diverso. Se un immigrante costa mediamente 1200 euro al mese, quindi 24, quanto sono? 115.000 all'anno, quanto costa un povero italiano? Decisamente molto meno. Come viene aiutato un italiano povero che nelle condizioni analoghe, o forse poco analoghe, all'immigrato? Ecco, c'è la stessa capacità di soccorso da parte dello Stato, della regione, nei confronti del residente povero, pari a quello invece migrante che arriva da fuori? Non c'è paragone. Noi destiniamo 62 miliardi all'anno per assistenza sociale, al netto degli ammortizzatori sociali per il lavoro, eccetera. Quindi è come se noi avessimo in tasca più di 1000 euro pro capite per italiano. Quindi in una ricerca che facciamo nei territori... Vuol ripetere il cioè concetto. 62 miliardi per 60 milioni di residenti, sì. Ecco, lo Stato
Ecco, ne eroga 62 miliardi al netto, adesso passano delle immagini di quello che danno le Caritas, di quello che danno le organizzazioni, come dire, di solidarietà sociale. A Milano abbiamo calcolato che se uno diventa povero e ci sa fare, ha 65 possibilità di avere trasferimenti economici di fonte pubblica. Cioè, siamo proprio una dispersione estrema di risorse, anche perché poi trovare una famiglia, la intervisti, perché poi sono anche famiglie che sono disposte a parlare di sé e di dire come riescono a vivere, ci sono quelle che vivono con niente, ma un'altra famiglia riusciva a portare a casa 3.000 euro all'anno, italiana, tranquilla, no, al mese, scusi, perché trovava un aiuto da varie fonti. Ho capito. Stava benissimo. Se uno sa destreggiarsi. L'intervistatrice, che era un'assistente sociale che sentiva, si è chiesta proprio immediatamente: ma io allora cosa sono? Non povero, sono miserabile in confronto. E mi tocca anche lavorare. Ecco, quindi allora c'è una male distribuzione anche di queste risorse, questo non lo sapevo. Ci vuole raccontare qualcosa in questo senso? Sì, peggioro la situazione perché nel 2005 i bambini poveri erano meno del 4%, 3 e rotti, 3 e 6. E questo valeva per i minori, cioè 0-18. Se noi poi passiamo ai 18-35, eccetera, lì la percentuale era intorno al 3,5, gli anziani erano 4 e rotti. Oggi, 2017, i minori 0-18, percentuale di povertà 12%. Giovani adulti 18-34-35, siamo al 10,4%. Gli over 65, 4,1. Cioè, perché chi è più anziano è meno povero e perché chi è più piccolo e deve avere tutte le opportunità possibili per guardare con speranza alla vita è in 12% in condizioni di povertà. Cioè, Erode non sarebbe riuscito in un'operazione di redistribuzione della povertà così micidiale. Fabrice, cosa dici? Allora, io credo che prima di tutto, prima di parlare di una povertà generalizzata, cioè non è che quando l'Italia si dice è povera a un 10%, adesso dicono 6,9, 7,4 i numeri che girano, però anche questa povertà assoluta che ho già detto che è la migliore modo di calcolare la povertà, la ricalcolano ogni anno, cioè ogni anno ridefiniscono il paniere e anche in questo caso, come dire, operazioni di furbizia possono essere che ogni anno fa in modo che il paniere, come dire, venga dosato sulla base di quello che pensi che sia il reddito, se non è 6,3 sbagli e diventa 6,2 o 6,4. Se questo è il modo di fare, capito? Cioè è facile anche alterare numericamente tutto quanto il sistema di calcolo della povertà, perché basta che ogni anno, visto che i regolamenti lo prevedono, ogni anno si alzi o si abbassi questa soglia, per cui la commissione che prepara questi dati qua non lascia la soglia ferma ogni 2-3-4 anni di seguito, allora riesce a vedere se aumenta veramente o diminuisce o resta stabile. No, ma la varia di anno in anno e quindi qualche senso di incertezza sui numeri te la dà. Io credo che più che dire che il paese è diventato un pochino più povero, eccetera, bisognerebbe cominciare a ragionare su quali sono le categorie a vero rischio di povertà, cioè che sono estremamente esposte al rischio che un giorno improvvisamente, perché così accade, cioè ci sono quelli che sono sistematicamente poveri, abbiamo visto in quelle immagini lì, quelli che sono per strada, ma quelli che sono per strada in tutta Italia non arrivano a 80.000, cioè sono numeri molto piccoli, non sono i
quelli sono gli estremamente poveri, non i poveri dei 4 milioni, non ci sono 4 milioni di persone per strada, capito? Quindi se noi volessimo riuscire a capire come facciamo, se invece che parlare troppo di numeri grezzi, diciamo, le categorie ad altissimo rischio sono quelli che non hanno lavoro, le donne che gestiscono da sole una famiglia con dei figli, i giovani che hanno un terrore della povertà che è inspiegabile, guadagnano molto più, ma nettamente più delle categorie anziane, le categorie anziane non si lamentano e i giovani sono terrorizzati dalla povertà. Quindi bisognerà riuscire a capire bene il significato di povertà e soprattutto quali sono i modi in cui politicamente si può arrivare a dare un senso a politiche, a fare degli interventi che siano mirati e non generalizzati, perché non è che si dopo lo Stato generico il signor Stato si mette con i fogli da 50 euro e dice chi se li prende, non è così che funziona. Bisogna arrivare a identificare chi non ne ha, perché non ne ha e come si fa. Quelli che non hanno lavoro, bisogna trovargli lavoro, cioè questo è il meccanismo. Oppure ci sono le casse integrazione che vengono iterate, che durano anche anni e anni. Ci sono le donne sole con figli che sono estremamente esposte. Allora devi andare per categorie mirate, perché altrimenti se parli di povertà generica non stai aiutando nessuno. Certo. Questo è il ragionamento che bisognerebbe fare. Allora bisognerebbe dividere un pochino il capello. Ma sentiamo se Vecchiato ci può venire incontro a questo, per capire quali sono secondo lei le categorie che sono più a rischio. Beh, quelle che il professor Fabbri ha appena detto, ma se una famiglia ha tre figli piccoli è ad altissimo rischio di povertà, proprio perché devono crescere, deve mantenerli e ci sono problemi di conciliazione, eccetera, eccetera. I traumatismi familiari, cioè se si rompe la famiglia la probabilità di povertà, se c'è un figlio di qua o uno di là, cresce, eccetera. Poi un fenomeno molto recente con la crisi, i traumatizzati sociali, cioè uno è un piccolo artigiano, ha un problema di salute, c'è una crisi aziendale, era legato con quell'offerta, con quel contratto di lavoro, salta tutto. Per cui ci sono degli esperimenti molto interessanti in cui, ecco, persone così non vanno aiutate nel modo tradizionale assistenzialistico, ecco qua il sussidio. No, vanno tenuti a distanza di sicurezza dai servizi sociali, non perché siano cattive, ma perché le norme e le regole li inducono a dare trasferimenti economici e non altro. Invece vanno sostenuti e accompagnati, certo nella prima fase come nel pronto soccorso un aiuto glielo dai, ma se questi si rimettono in corsa, questi dopo un anno, dopo due, tornano indietro e dicono io sono stato aiutato, ecco qua, e mettono soldi, oppure mettono tempo, esperienza, aiutare altri, perché dicono non è giusto che io porti a casa per me, cioè si sentono anche una responsabilità sociale. E noi stiamo monitorando esperimenti così, ma sono molto belli, e lì vedi che la gente esce dopo 6, dopo 12 mesi, ma certo devi, ecco, evitare di dare medicina, sempre la stessa, che sono trasferimenti economici, abbiamo molti soldi a disposizione, però puoi anche trasformarli in voucher, in servizi, in altre cose che ti fanno ripartire. Quindi l'importante è dare delle opportunità affinché la gente riprenda la propria attività o comunque renda produttiva il proprio tempo, perché diversamente se noi soltanto li sosteniamo e facciamo la cosiddetta carità, creiamo dei disagi che sono disagi psicologici difficilmente da recuperare successivamente, professore. La cosa peggiore è rendere cronico il problema. Sì. Diventa un malato cronico. E questo non è giusto, perché si adagia nella propria povertà. Io ho studiato nel senso che abbiamo cercato di capire, d'intesa anche con associazioni pubbliche, il compianto dottor Rao
dell'ospedale, il quale aveva fatto un ragionamento su come si riuscì, se sì, qual era la possibilità che le persone che sono in strada riuscissero a ritrovare la strada verso a ritornare a galla. Sono persone nascoste, li chiamano anche invisibili, che poi in realtà lo sono durante il giorno, ma di sera sono ben più visibili. Visibili. Abbiamo fatto un giro per tentare di capire quanti erano, perché nessuno neanche sapeva quanti erano, proprio perché sono invisibili, e sono varie categorie. Ci sono le categorie del barbone di tipo tradizionale, poi del ragazzo che fugge di casa e quindi spesso con problemi di dipendenza, e poi ci sono gli immigrati e una frangia un po' violenta che impaurisce questo e anche quello. Quindi abbiamo cercato di capire, abbiamo, nei casi in cui era possibile, li abbiamo avvicinati con parlando con loro, con l'aiuto di persone che erano nella loro stessa condizione, che poi si sono risollevate, per riuscire a capire in quali condizioni potevano mettere queste persone in grado di tornare a galla. Non siamo mica riusciti a trovare granché, perché di tutte le esperienze che abbiamo trovato per strada, voglio dire, erano esperienze uniche, nel senso che la gente era caduta e nessuno di questi aveva fatto un tentativo di andare su e magari con la ricaduta. Mi hanno raccontato tempo fa che c'era un caso di un giovane che, vuol dire, sono casi, questi sono estremamente difficili, quindi lavorare, cioè bisogna lavorare in modo molto differenziato. A questi va alleviata la situazione, cioè va trovate dei rimedi che sono, come dire, di logiche caritatevoli, certo, e ci sono invece altri casi che sono logiche di tipo politico, di intervento delle amministrazioni, dello Stato, delle associazioni caritatevoli, perché sono estremamente attive, del volontariato e così via, in modo molto mirato. Certo che questa questione della, come dire, parlarsi un pochino e dell'organizzarsi un po' meglio, soprattutto in zone in cui questa possibilità di organizzazione c'è, prevalentemente al nord, il sud non è organizzato in questo senso qua, certo. Ecco, credo che questo è il senso da dare al tipo di interventi, cioè come si fa a farli uscire dopo aver identificato la natura del problema. Certo. Quando la natura del problema è del tipo che vediamo, è molto ma molto difficile. Non dobbiamo avere quelli come come punto finale, perché quelli sono gli 80.000, gli altri sono i 4 milioni rotti. In questo senso il cosiddetto reddito di cittadinanza che viene proposto da questo governo può avere un senso, può aiutare oppure può demotivare invece quelli che... Ogni farmaco, se uno va a leggere poi le istruzioni, trova anche gli effetti tossici. Quindi bisogna che, se la politica, come adesso dà il reddito di inclusione sociale, dà il reddito di cittadinanza, sappia bene che c'è un effetto tossico in tutti i trasferimenti monetari di tipo assistenziale. Perché vuol dire rischiare di rendere passiva la persona, e su questo noi abbiamo fatto due esperimenti diversi proprio. E la provincia autonoma di Trento, proprio per evitare questo, lei aveva anticipato tutte queste cose, ha azzerato tutte le misure assistenziali e ha ridotto tutto a un'unica misura, in modo che se hai bisogno ricevi proprio tu, ti aiuto e vedo, perché hanno capito che stavano buttando i soldi e così. I due esperimenti, sentiamo gli esempi. Sì, due esempi. Allora, cosa succede se tu, quando aiuti un povero, fai di tutto per pensare che è una persona, non un povero, un assistito, e ti rapporti con lui come se fosse veramente una persona? Bene, allora lo riconosci, gli chiedi cosa può fare, gli chiedi se ha voglia di fare qualcosa per sé e per gli altri, e la faccio breve, alla fine di questo esperimento, ecco, ogni ora dedicata a questa persona, dopo l'aiuto che ha ricevuto per
capire cosa è disposto a fare per sé e gli altri, ha fruttato 6 volte tanto. In queste persone hanno aiutato altri mentre erano aiutate, e questo le ha fatte riscattare e quindi in qualche caso anche trovare un lavoro, perché uno si fa vedere diverso da quello che è. L'altro esperimento è stato il contrario. Abbiamo preso 5 organizzazioni che si occupano di povertà estrema, di povertà, e abbiamo chiesto a queste organizzazioni: beh, quanti soldi usate per aiutare i poveri? 360.000 euro, quindi con poco aiutavano tanto in un'area vasta di tipo metropolitano. E abbiamo chiesto a quelli che aiutavano: ma voi quando aiutate le persone alla mensa dei poveri, oppure di qua oppure di là, ma riuscite a vedere l'altro come una persona? Metà di loro hanno detto no, ma non perché non vogliamo farlo, ma perché non c'è tempo, perché c'è la fila per mangiare, eccetera. Abbiamo chiesto agli aiutati: ma voi vi sentite riconosciuti come persone? Cosa? E lì, in qualche modo, il 75% ha detto: ma noi, visto che abbiamo tempo, perché siamo poveri, non abbiamo lavoro, certo c'è la mensa, c'è il dormitorio, c'è questo, c'è quell'altro, ma una parte considerevole di loro aiutava altri. Il paradosso è stato uno che ha risposto: io faccio volontariato alla mensa dei poveri, ma non a questa, perché qui per loro sono un povero. Allora abbiamo quindi, calcolato quanto perdevano queste 3-4 organizzazioni di valore potenziale umano e sociale. Ecco, loro perdevano circa 2 milioni sui 3,60 che avevano a disposizione per aiutare, cioè l'aiuto potenziale che gli aiutati avrebbero potuto dare fra loro e alla città e agli altri valeva 5 volte tanto, ma era un aiuto mai nato, oppure nascosto e privato, come quel signore che ci ha risposto così. Quindi è molto interessante. Ho capito. E quindi diciamo che la povertà è anche una posizione psicologica. Il sentirsi povero è una posizione interiore che uno deve anche superare, non è soltanto la questione del cibo, di avere il telefonino, il letto da dormire e tutto il resto, è proprio una questione di riscatto personale che può avvenire attraverso dei propri simili che hanno le stesse problematiche. Sì. Infatti, un modo un po' crudo per dire questo, che noi diciamo che nei nostri rapporti, questo è materialismo. Cioè tu dai aiuti materiali, dai materia, ma non incontri una persona. E quindi questo lasciamolo fare a quelli del Novecento, perché lì il materialismo c'era in quantità molto più industriali, forse, di oggi. Cioè dobbiamo ripartire dal centro, che è l'incontro di fiducia tra le persone. Poi che uno abbia di più e uno abbia di meno, certo c'è un rapporto di potere tra chi può aiutare e chi no, ma se anche chi ha poco lo fa diventare tanto, a quel punto inizia un percorso che lo porta fuori dalla condizione di povertà. Certo, io volevo tornare, a proposito dell'aiuto materiale, ritornare da Don Albino Bizzotto. Lui da circa 10 anni segue numerose famiglie, e alle quale fornisce ad esempio la borsa della spesa. Ma ascoltiamo Don Albino cosa dice. Io sono il primo a dire che la borsa della spesa non è il modo di stare vicino alla gente, sono il primo, però io non posso saltare la borsa della spesa se in mezzo non c'è qualcos'altro. Dal 2008 che va questo qua è andato un crescendo, siamo arrivati anche oltre 2000 famiglie, quindi la fatica rimane, non è una fatica, è un servizio, quindi non è. Però ripeto, non posso scavalcare il mangiare semplicemente perché non ho il lavoro, perché non ho altre cose, lo so anch'io che quella è la strada giusta, però prima dobbiamo rispondere, perché adesso lo dico molto chiaramente, la gente non mi chiede di confessare peccati, mi chiede di confessare bollette, perché non ce la fa più in tante situazioni. E allora qua cosa facciamo? O ci diamo una mano
o se no non so. Ecco, questa è un po' la voce di Don Albino che dice sì, so che la strada non è quella di dargli la borsa della spesa, però se non c'è qualcosa nel mezzo, se non c'è il lavoro, la borsa della spesa gliela devo dare. E i numeri sono, consideriamo che qua siamo a Padova, italiani e stranieri, famiglie italiane e straniere, mi diceva. Ecco, Fabris. Sì, sì, indubbiamente ci sono... Quello è un livello di intervento che è necessario. È chiaro che prima vengono, anche quando calcolano il paniere, calcolano una parte assolutamente essenziale di sopravvivenza, e poi c'è una quota che è una quota, come dire, sociale, perché viene considerato povero non chi non ha, non solo chi non ha da mangiare, ma anche una quota non banale di persone che hanno da mangiare, che hanno la televisione a colori a casa, eccetera, ma che, come dire, ha una quantità di incertezze che la porta, per esempio, a finire il reddito prima della fine prima del reddito successivo. Quindi questa quota qui è quella di quelli che si avvertono e che frequentano le mense della Caritas, che vanno a vedere se ci sono dei vestiti adeguati. Questa è una cosa molto particolare, ma adesso insomma le manifestazioni pubbliche di queste persone sono piuttosto limitate. In realtà questi sanno, hanno, come dire, bisogni più sofisticati, e quindi la loro sola possibilità di, come dire, aiutarli è quella di dar loro un reddito che permetta di integrare quel pezzetto che manca, ecco, che è un pezzetto che purtroppo negli ultimi tempi, stante la difficoltà che questo paese ha sentito in modo particolare a partire dal 2008, è diventata di una certa consistenza. Questo è il problema di questo paese, e purtroppo anche quella consistenza che sembrava che fosse bastava, siamo usciti dalla crisi, ha detto ufficialmente nel 2013, però allora non se ne sono accorti bene, quelli che insomma continuano a chiedere e che sono numericamente in crescita. Quella fetta lì, quella parte lì, per il motivo della distribuzione diseguale, non sente quell'1% di incremento. Da notare, io devo dire, dico una, come dire, bestemmia sociale pubblica, cioè io non ho mica paura della diseguaglianza, anzi, nei paesi ricchi la diseguaglianza è molto più che nei paesi poveri. Il problema è che tu devi sapere da che parte puoi mungere per alimentare uno Stato che ridistribuisce. Purtroppo in questo paese non c'è stata, cioè sono aumentate le disuguaglianze, nel senso che si sono abbassati non i valori alti che sono comunque andati, i valori bassi. Questo è il problema di questo paese, cioè la disuguaglianza non è perché tanti hanno guadagnato tanto di più, ma perché molti hanno guadagnato molto di meno. Questo è il ragionamento. Se posso... Prego, prego, è chiaro. Aggiungere un dato: il 2014 è stato l'anno in cui in qualche modo qualcosa non ha più funzionato, perché nel 2014 la raccolta fiscale è stata superata dalla raccolta sui consumi, cioè la raccolta fiscale è quella che poi serve per redistribuire e ridurre le disuguaglianze, la raccolta sui consumi, l'IVA, per capirsi, è la paga uguale ricco e povero. Allora, se io con la prima riduco le disuguaglianze e con la seconda, che mi supera la prima, ricreo le disuguaglianze, il conto diventa zero, e quindi annullo anche quello che dovrebbe essere il principale effetto della solidarietà fiscale, quantomeno per la lotta alla povertà. Comunque il budget che il Veneto spende tutti gli anni per i trasferimenti economici e gli aiuti di altra natura è 520 milioni di euro che spendono i comuni soltanto, più c'è tutto il resto che viene dallo Stato, dalla Regione, e 200 milioni sono proprio per la povertà e il disagio economico.
Quindi non è che ci mancano le risorse, è che sono gestite in maniera assistenzialistica, materialistica, senza poi il punto, attivare. E poi insomma, il punto cruciale, il punto nodale che emerge alla fine è che il problema è quello legato all'occupazione, al lavoro. Sì, certo. Se l'individuo non ha un lavoro, è probabilmente questo. Espone i giovani, no, che hanno questa difficoltà a entrare nel mondo del lavoro, li espone anche al rischio della povertà. Ci fermiamo un attimo in pubblicità, andiamo un attimo in pubblicità, ma torniamo subito. Dopo volevo farvi sentire ancora Don Albino che ci parla della povertà da paura. A tra poco.